Sono passati circa 6 anni all'ultima gara di basket professionistico al Pop 2 Monteruscello. All'epoca c'era Maglione, ora c'è Cesaro, ma la passione è sempre mutata. Ora siamo qui con la Lega 2 e con Sant'Antimo, pronta a non essere una meteora. Pallacanestro Sant'Antimo Primaveroli, perché il buongiorno si vede anche dal mattino. E lo abbiamo visto comunque come la Pallacanestro Sant'Antimo sta cercando di attaccare in maniera decisiva il canestro. La palla ritorna nel mare di Cantone, 5-0 il parziale degli ospiti al Palambutangas di Monteruscello. La palla per David Tigg che la mette, e quando si parla di giocatori importanti, David Tigg è tra questi. Siamo già all'altra parte con il numero 10 Jason Rowe a cercare la palla per Gatto. Gatto dentro per il numero 21 Martin Colussi, sotto ancora per Taylor che pesta la linea di fondo. Difesa, cuore, Sant'Antimo sta mettendo tutto. Ovvio che Sant'Antimo deve compensare chiaramente l'inesperienza con grinta, con la difesa, col cuore, perché Veroli è una squadra profonda, è una squadra che comunque ha vinto 3 volte consecutive la Coppa Italia di Lega 2, è una squadra complicatissima da affrontare. Tigg ha iniziato col piglio giusto, sta tirando, sta prendendosi sulle spalle la responsabilità dell'attacco, questa volta non va. Colussi è già all'altra parte, Tigg ha voluto forse peccare di fretta, qui nel frattempo Martin Colussi mette a segno un tiro importantissimo. Nel frattempo il cronometro scorre, David Tigg consegna la palla a Carlo Cantone. Abbiamo avuto qualche problema all'inizio di questa telecronaca, ci scusiamo con i nostri amici telespettatori. Cantone a cercare l'uscita del numero 6 Campbell, sotto la palla per Alessandro Cittadini che l'appoggia al ferro e ce n'è per 3. Alessandro Cittadini, vecchia conoscenza anche del pallablu di Monteruscello, non male come inizio. Bravissimo Alessandro Cittadini a ricevere il passaggio da Folar in Campbell, che ha dimostrato di avere un'ottima visione di gioco. Campbell, che aveva iniziato il precampionato e anche la prima e la seconda di Coppa Italia un po', diciamo, con le basse marce, ma adesso ha dimostrato di essersi scrollato di dosso la tensione. Ottimo passaggio per Cittadini.
praticamente situazione pareggiata ancora per Sant'Antimo, che ritorna comunque a quota 5 pari. Dall'altra parte c'è già il numero 11 Iran Gatto, la palla ancora in mai di Jackson, fuori la palla per Martin Colussi che commette ancora infrazione di passi. E allora Sant'Antimo recupera ancora una palla dal peso specifico incommensurabile, possiamo dire, Vittorio. Sicuramente, ottima la pressione difensiva che ha portato a due infrazioni di passi, giocatori che comunque hanno una certa esperienza, prima Colussi, prima Gesoro, poi Colussi, Colussi che è autore di un'ottima stagione in quel di Caserta. Adesso la palla è per Nicolas George che viene baciato dalla fortuna e la palla entra. È un tiro abbastanza fortunato, aiutato, ma la palla canestro c'è anche questo al pala Butangasi Monteruscello, in attesa che il Sagres Pallapuca venga ampliato. Qui Colussi ancora in posizione di ala, la palla fuori per Berkic che va a ricevere il passaggio di Giles Jackson, ancora fuori la palla per David, per il numero 21 Gatto, che subisce il fallo di Following Campbell, ed è il primo fallo per Following Campbell, che manderà lunetta così il numero 11 Ivan Gatto, vecchia conoscenza tra l'altro qui del pala Butangas. Vedremo poi, diciamo, un pochino Ivan Gatto ritorno a casa, ne parleremo nella prima sospensione. Ora godiamoci i tiri liberi di Gatto, che dalla lunetta fa abbastanza paura. Sì, Ivan Gatto è una vecchia conoscenza del basket campano, ha giocato due stagioni nel basket Napoli di Mario Maione, è un giocatore di grandissima esperienza, 33 anni di formazione, ha giocato in America, Benetton, poi ha giocato negli Stati Uniti, high school in South Carolina, poi Weber College a Weber State, aiuta, insomma è un giocatore che ha girato il mondo, ne ha viste di cotte e di crude, ha un'ottima esperienza. E ne ha viste di cotte e di crude, veramente. Nel frattempo qui la palla canestro Sant'Antimo riesce, anzi Igea Sant'Antimo oggi riesce a recuperare un altro pallone. Qui ancora la palla di Veroli, probabilmente sporcata dal numero 6 Campbell. Siamo veramente in piccionaia, quindi vediamo ben poco. Nel frattempo comunque c'è ancora la rimessa per Veroli, ripetevamo, oltre almeno 8-9 anni che mancava qui la palla canestro professionistica al pala Butangas. Sant'Antimo la fa ritornare con tante persone che l'hanno vissuta. Qui nel frattempo la palla di recuperata di fuori in Campbell, che bella partita sotto il punto di vista dell'intensità. Assolutamente sì, mi sta piacendo molto Foreign Campbell, che sia in attacco che in difesa sta iniziando a interpretare ottimamente la gara, con grinta, con il piglio che si chiede a un giocatore della sua esperienza. Adesso la palla è per Ivan Gatto, viene chiamato un fallo proprio su Foreign Campbell, che sta giocando con aggressività, però probabilmente l'arbitro adesso ha ritenuto che l'aggressività sia stata eccessiva e l'ha chiamato il secondo fallo per Campbell, che infatti esce e lascia il campo a Marco Rossi, il playmaker d'esperienza. Marco Rossi, l'anno scorso tra le file la Fileni Diesi, quest'anno a Sant'Antimo, esperienza, come dice giustamente Vittorio, pura per Sant'Antimo. Qui Gatto il giro con il palleggio, il rimbalzo e preda del numero 18 lì sotto sotto Cittadini, Gerli, mano morbida per lui, ancora il rimbalzo per lì che si appoggia al tabellone, mette a segno ancora due punti per la sua squadra. Nel frattempo Cantone è già dall'altra parte con il tiro del numero 11 Rossi, che finta il tiro, può andare fino dentro. Qui Tig si appoggia al ferro, George forse commette un passiccio, Cantone non la tocca, la palla sarà ancora di Sant'Antimo. Devo dire, una partita che raramente ho visto così attiva, così forte, così, diciamo, anche veloce per certi tratti. George crede che sia, no, okay, che non ha capito che non è un fallo. Vediamo cosa combina Tig, la palla, lo stesso fuori per Nicolas George, Rossi ancora per il numero 21 David Tig, che va fino dentro con il tiro un po' corto, la fortuna questa volta lo premia, il rimbalzo è preda di Ivan Gatto che si fa sentire anche sotto come rimbalzista. Nel frattempo qui Gesù Rossi alza a tre punti e prova a far scavare il solco, 12 Veroli, 7 Sant'Antimo. Vittorio, urge difendere meglio. Sì, Veroli è una squadra pericolosissima, soprattutto nel tiro da tre punti. Bisogna fare in modo che
i giocatori ciociari non tirino da tre, bisogna difendere bene la linea del tiro da tre, bisogna interpretare la partita nella maniera giusta, perché altrimenti Veroli ti può punire al minimo errore. Volevo sottolineare anche la buona prestazione di Gerallì, che come ho detto prima è una minaccia in post basso, e Cittadini lo sa, Cittadini è un buon difensore sul post basso, quindi speriamo che sia di efficacia. E parlavamo di Cittadini, che appoggia con la mano sinistra, i punti li riportano a contatto la palla che è in sostantimo dalla prima di Veroli. Nel frattempo Jason Rowe dall'altra parte con il palleggio, la fuori per la palla per Riccardo Cortese, entrato a sostituire il numero 13. E qui nel frattempo ci sta il canestro del giocatore in maglia rossa della prima Gerallì. Qui c'è George dall'altra parte con Marco Rossi, che può andare fino a dentro a appoggiarsi al ferro. Sfortunato anche qui Rossi, la palla torna ai mani di Rowe, possibilità di contropiede per Veroli, Cantone ci mette una pezza. Devo dire, quanto attaccamento alla partita, non bisogna però concedere tiri in contropiede, specialmente. Sì, Rossi qui ha visto un'autostrada, uno dei rari errori difensivi di Veroli, è stato sfortunatissimo. Per questi canestri però devono entrare, perché Veroli poi ti punisce dall'altra parte del campo, quindi bisogna cercare di sbagliare il meno possibile. Nel frattempo c'è un fallo in attacco, quindi l'inerzia è tutta per Sant'Antimo. C'è il fallo in attacco di Gerallì che comunque è un giocatore importante, un giocatore che si è fatto molto vedere bene l'anno scorso in quel di Udine, società poi fallita a causa di problemi societari, economici soprattutto. Nel frattempo c'è Tig ancora per George, la palla va del Cantone, la palla gliela sporca qui per il numero 8 Riccardo Cortese, l'anno scorso alla AIR di Avellino, quest'anno Sidigas, giocatore che si è fatto anche vedere quando coach Vitucci ha avuto qualche problema di cambi, specialmente quando ha avuto i problemi diciamo di Trautmann, di Dean, e quindi diciamo è un giocatore di esperienza che può comunque ben configurare qui nel campionato di Lega 2. Sì, Riccardo Cortese è, come ha detto bene Luigi, ex Avellino, è un giocatore dotato di un ottimo atletismo, di molto atletica e di un ottimo tiro. Gioca prevalentemente da ala piccola. Da ala piccola, e poi soprattutto anche ha una mano che è fenomenale se lasciato libero. Abbiamo visto anche poi in Adilettanti con la Bauer di Matera, ma anche in altre società ha anche un passato importante con quel piccolo diciamo esperimento della NP a Nazionale Under 20 del Cantone. Qui invece libero a tre punti, il tiro lo sbaglia e preda invece il rimbalzo del numero 10 Jarius Jackson, la palla va da Rossi a difendere su Rossi, alza, vede sotto canestro Gatto, capisce tutto Cantone, può correre Sant'Antimo, situazione di 2 contro 1, va dentro Cantone, la palla sotto per Giorgia che la appoggia al canestro e riporta quasi di fatto la situazione in parità. Bravissimo Rossi a difendere su Jason Rowe, poi la palla rubata, il contropiede, ottimo break di Sant'Antimo che è solo sotto di meno uno, ottima interpretazione della difesa, ottima interpretazione. Rowe già pronto dall'altra parte, c'è la difesa di Cantone su di lui, Cantone va da Gatto, fuori la palla ancora per Cortese, esce il numero 10, Rowe finta il tiro, si alza a distanza siderale, il tiro è troppo lungo, vola Giorgio che rischia di commettere danni, infatti c'è la palla sotto per Cortese che va a appoggiare due punti di schiacciata, non c'è la schiacciata, c'è però il rimbalzo, parlavamo di Cortese, lo abbiamo chiamato, abbiamo visto cosa è in grado di fare, specialmente in difesa. Sì, Riccardo Cortese, come dicevo, è un giocatore atletico, cioè ha sbagliato il layup, poi l'ha rimessa dentro, purtroppo in questo caso Sant'Antimo non era a rimbalzo, bisogna evitare distrazioni, evitare quanto più possibile errori difensivi. Adesso la palla è per Rossi che passa a Tig che è in uscita dal blocco e subisce fallo, non credo sia canestro, non lo so Luigi, vedi? Il canestro non è buono, saranno due tiri liberi, la chiamata fischiata dall'arbitro Marco Bartoli, ne ho promosso 2 anni fa dalla Serie A Dilettanti. Saranno due tiri liberi per David Tig che fino ad ora ha portato a segno solamente una bomba da tre punti. Nel frattempo poi uno 0 su 3 per lui è dal tiro da 2. C'è David Tig in lunetta, sbaglia il primo. Nel frattempo Veroli avanti 16-13 grazie al canestro di Rowe, vediamo cosa combina con il secondo.
realizza anche il secondo. Vediamo cosa combina adesso il numero 18 Cortese, numero 8, credo, scusa, no, sei Tommasini che è entrato. Ripetiamo, siamo in piccionaia, scusateci se non mettiamo a fuoco qualche numero. Ivan Gatto qui trattenuto da Giacomo Eliantonio, che si fa notevolmente sentire sotto canestro. Ricordiamo, lui un grande ex del campione Lega 2 l'anno scorso per metà stagione alla Immobiliare Spiga Rimini, nel frattempo poi ci è ritornato in maniera abbastanza prepotente quest'anno con Sant'Antimo, ha deciso di mettersi in gioco, e non poco, possiamo dire. L'effetto si vede, l'effetto è quello giusto, ed è l'effetto di un giocatore che sa cosa bisogna fare quando si deve vincere. Nel frattempo Gatto realizza i tiri liberi a sua disposizione e riporta in vantaggio di 3 punti la sua prima Veroli. Nel frattempo Rossi, chiamata 1 per lui ancora, la palla fuori per Cantone a cercare l'uscita del numero 21 David Tigg. Cantone si alza ed è molto sfortunato, c'è il fallo qui di Riccardo Cortese e saranno 2 tiri liberi, dato che già Veroli è in bonus. Perdonami Luigi, il fallo di Tommasini, Cantone ha fatto benissimo ad attaccarlo, perché il giovane Scuola Virtus è un ottimo attaccante, però ha tanto da imparare anche a livello difensivo, quindi bravissimo Cantone ad attaccare il ferro, sfortunato. Adesso però vediamolo ai liberi, mette il primo, bravissimo il sant'antimese Doc Carlo Cantone. Vediamo cosa combina con il secondo, Carlo Cantone, che è una vecchia conoscenza anche di lui del campionato di Lega 2. L'anno scorso stesso ha giocato a Sant'Antimo, ma ancora prima tra le file dello Scafati Basket. Anche lui abbastanza esperto di questo campionato. La palla ancora è per Riccardo Cantone. La palla da Riccardo Cortese, chiedo scusa. La palla ritorna dal numero 22 Jackson a cercare sotto canestro Berkic ancora sotto canestro a difendere su Gagliardo. Gagliardo è un po' incredulo del fallo e direi che non è poco. Nel frattempo vediamo la decisione arbitrale, sì, c'è il fallo, c'è anche un cambio per la prima di Veroli, entra il numero 12 Gerarli ed esce il numero 11 Ivan Gatto, diciamo, un giocatore che oramai da 3 anni a Veroli, ben rodato, capisce com'è l'ambiente, da 2 anni con coach Cavina, una sicurezza in Lega 2. Assolutamente sì, non dimentichiamo inoltre che è stato MVP della Coppa Italia nel 2010, Ivan Gatto, una persona eccezionale, un giocatore, ripeto, di formazione benettona, ma che poi ha studiato negli Stati Uniti ed è stato bravissimo, insomma, a farcela anche nel basket. Sì, ha studiato benettona, però poi ha fatto l'high school negli Stati Uniti e poi il college, quindi comunque ha saputo farsi valere anche oltreoceano. E proprio Vivan Gatto, siamo comunque dall'altra parte con Onorio Petrazzuoli, prodotto del vivaio della palla Canestro Sant'Antimo. Gagliardo a cercare sotto, l'uscita di Tig ce n'è per il suo gancio, una specialità della casa, e Sant'Antimo ritorna là, meno 1, 1:05. Tommasini dall'altra parte con il palleggio insistito, l'uscita del numero 22 Jackson a cercare Riccardo Cortese, che si alza da 3 punti, il tiro è sfortunato, prende la palla il numero 11 Marco Rossi, che può andare fino dentro, ci ripensa, decide di impostare l'azione, fuori ancora la palla per il numero 22 Gagliardo sotto a cercare il palleggio, la palla va invece da Onorio Petrazzuoli, che vede libero il numero 18 di Eliantonio con un tiro molto scordinato, lascia prendere un facile rimbalzo a Tommasini. Sì, troppi extra pass da parte di Sant'Antimo, una buona interpretazione della difesa di squadra da parte di Veroli, sarebbe potuto essere il canestro del sorpasso, purtroppo così non è stato. Siamo dall'altra parte con Gerard Lee sotto canestro a cercare il numero 22 Jarius Jackson, David Tigg a difendere sul suo stesso Jackson allo scadere dei 24 secondi. Nel frattempo Rossi dall'altra parte, 6 secondi allo scadere, ultima azione per Sant'Antimo. Rossi può andare finito, c'è il fallo con il canestro, l'azione non è buona, incredulo qui coach Scotto. Secondo me il canestro era buono, è un'azione, una classica azione da instant replay, da fischio e non fischio, buono e non buono, stanno comunque due liberi per Sant'Antimo a tempo adesso che è scaduto. Sì, negli Stati Uniti l'avrebbero dato subito il canestro, purtroppo siamo in Italia e gli arbitri hanno
molto abbastanza diverso. Sicuramente la continuità nell'azione c'era, per me il canestro era assolutamente valido, infatti c'è la contestazione dei tifosi e anche il presidente Cesaro non ha assolutamente gradito il fischio, ma così è e dobbiamo andare avanti. Vediamo Ruzzi che piazza il primo tiro libero, Sant'Antimes sul meno 2 a 3 secondi dal termine del primo quarto. Direi che non è male rispetto alle aspettative. Rossi mette anche il secondo, meno 1 Sant'Antimo, 3 secondi allo scadere, il tiro e l'ave Maria per Tommasini che si alza alle punti, il tiro non va. Termina il primo quarto tra la pallacanestro Sant'Antimo e la prima Veroli, 20 pallacanestro Sant'Antimo, 21 prima Veroli. Noi ci fermiamo un minuto, restate ancora con noi, con Luigi Liguori e Vittorio Festa. A tra poco. Al Palamutangas di Monte Ruscello ci eravamo lasciati con la prima Veroli in vantaggio di un punto, 21-20. Ora possiamo ritornare in campo e chiediamo alla nostra regia di ritornare con la telecamera in mezzo al campo. Vediamo subito cosa scrive Coach Scott. Tig Campbell è rientrato dopo qualche fallo, la palla c'è ancora Marco Rossi, poi c'è anche il numero 18 Eli Antonio, il numero 21 Giorgio per Veroli, il numero 8 Cortese, il numero 10 Rowe, il numero 12 Lì, il numero 33 chiedo scusa Berkic e il numero 22 Jerry Jackson. Sotto canestro si va da Fullering Campbell che va a trovare un tiro impossibile, ce n'è per tre. Fullering Campbell mette a segno il primo vantaggio di Sant'Antimo quando mancano solo 9 minuti e 49 allo scadere del secondo periodo di gioco. Ed è il primo vantaggio di Sant'Antimo della storia del basket professionistico della gloriosa formazione del presidente Cesaro. Bravissimo Fullering Campbell ad attaccare Berkic, un Berkic molto 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 in ombra a discapito della sua esperienza. Ed è uno su uno, realizza il suo extra tiro libero. Nel frattempo siamo dall'altra parte con Riccardo Cortese, la palla va dal numero 22 Jackson, si ritorna dal numero 10 Rowe, il pick and roll, Jalon Berkic, non c'è Cortese a cercare il passaggio sotto a Berkic, fallo ancora di Eli Antonio, non va quindi il tentativo di recupero palla del numero 18 originale di Terni, ci sarà rimessa sotto per la prima di Veroli sotto canestro, la effettuarla il numero 8 Riccardo Cortese, si ritorna dal numero 22 Jackson, la palla ritorna nelle mani di Rowe a cercare sotto Berkic, Cortese aiuta Berkic, è una bestia sotto canestro, direi che è un giocatore che ha un rapporto qualità-prezzo eccezionale. Sì, Berkic l'avevo chiamato in casa, avevo detto che aveva fatto una partita finora abbastanza in ombra, ha piazzato un facilissimo layup. Berkic, che ricordiamo qui a Napoli, finalista del NAC Battleground Tour nel 2003, quando venne Ginobili, perse in finale con Valerio Amoroso, un torneo uno contro uno. Fu una bellissima esperienza, premiato da Ginobili come secondo miglior giocatore di quel torneo. Guardato qui anche il presidente Cesaro, nel frattempo ritorniamo alla gara, siamo con la palla persa di Veroli. Devo dire che anche il pubblico, diciamo, dei campi Flegrei e non solo, si è fatto anche abbastanza sentire come si deve, perché ricordiamo stiamo giocando in un campo che non è il nostro, diciamo, di Sant'Antimo, non è della palla che è Sant'Antimo, ma è della società, dello Sporting Flegreo.
però comunque il campo non si sente proprio, diciamo che non si è tra le proprie mura amiche. Sì, la direi ottima la risposta del pubblico. Nel frattempo un ottimo canestro per Sant'Antimo. Dicevo ottima la risposta del pubblico, sicuramente non solo Sant'Antimese, ma c'è anche sicuramente gente di Pozzuoli da Napoli. Dobbiamo segnalare anche la nutrita tifoseria ciociara e anche abbastanza rumorosa. Rumorosa è dir poco, siamo senza cuffie ma fatichiamo a sentirci. Nel frattempo Colussi si alza con il suo tiro che è sempre molto storto, la palla la tiene in questo caso ora Marco Rossi, chiamata apri chiudi per lui, una serie di blocchi per l'uscita di David Tigg, l'uscita dello stesso Tigg per il numero 6 Campbell a attaccare in uno contro uno contro Cortese. C'è il fallo del numero 8 Cortese, vediamo quale sta la decisione dell'arbitro Mark Bartoli, vediamo cosa decide a segnare. C'è solo rimessa da sottocanestro, nel frattempo il sottocanestro si va dal sempre fuori in Gamble, c'è il cambio per Sant'Antimo, entra il numero 17 Carlo Cantone, bandiera della squadra del presidente Cesaro, ed esce il numero 11 Marco Rossi. Nel frattempo la palla ritorna nelle mani di Cantone che commette infrazione del procampo, direi forse un eccesso di forza da parte di Campbell in questo caso. No, beh, ci sono state alcune mancanze di comunicazione tra i vari giocatori e purtroppo è una palla persa, una palla regalata a Veroli. Cerchiamo di non calare la concentrazione. Siamo già dall'altra parte con il numero 10 Jason Rowe a cercare il tiro del numero 8 Cortese, lasciato libero nell'area, il tiro non va, c'è sotto rimbalzo Gerli, l'infrazione di passi del numero 12 Gerard Lee. Sotto canestro si fa vedere il presidente Cesaro nel parterre, autorità e societario della Pallacanestro Sant'Antimo. La palla ce l'ha in questo caso ora il numero 12 Nick George. Cantone dall'altra parte con la chiamata a pugno alto, difeso dal MVP e non miglior italiano come Ivan Gatto della Coppa Italia 2010, Jason Rowe. Nel frattempo c'è il tiro del numero 21 George, che fa andare in estasi il pubblico del Pala Butangas. Nel frattempo Rowe è già all'altra parte con il passaggio per Berkic, per dare la palla al numero 21 Colussi. Il tiro di Rowe qui è storto, la recupera comunque lì Tigg a difendere sullo stesso lì. Colussi ha lasciato libero a tre punti, tiro pericoloso di Martin Colussi, non va, c'è forse l'infrazione dei passi di Colussi, non c'è, per gli arbitri non c'è nulla, e nel frattempo Veroli si riporta sul meno 2, quando mancano 6 minuti e 58 a scadere il secondo quarto di gioco. Sì, forse Sant'Antimo adesso deve cercare di difendere meglio il canestro, ha concesso già 2 secondi di ridà, seconda opportunità, questo non deve accadere. Fateli sbagliare però dopo, cercate di piare il rimbalzo difensivo e di non dargli un'altra possibilità di segnare i canestri, perché poi Veroli, ripeto, può sbagliare una volta ma poi può punirti alla seconda. È una squadra abbastanza esperta, anche se devo dire la verità, Sant'Antimo sta interpretando la partita in una maniera eccezionale. Direi che il divario tecnico e di esperienza questa sera non lo stiamo ancora vedendo. Fortunatamente, nel frattempo c'è Campbell dall'altra parte, molto sfortunato. Cittadini anche qui non riesce a prendere il rimbalzo in attacco. C'è Rowe che è il più lesto tra tutte le maglie bianche dell'Igea di Sant'Antimo. Nel frattempo ci sta la palla per il numero 10 Rowe a cercare il numero 21 Martin Colussi, che può andare finito. Trova lì sotto canestro l'aiuto qui di Cantone. Gerard lì sempre sotto canestro. Devo dire che il fisico si sta però facendo sentire. Sì, Gerard Lee è una minaccia in post basso, è uno dei giocatori in post basso più forti della Lega 2, figlio d'arte, il padre è il più grande attaccante appunto della storia del basket finlandese, ed è un giocatore che mastica basket. Nel frattempo l'ottimo canestro di Campbell, dicevo, è un giocatore che mastica basket da quando è nato, addirittura ha 2 zii che hanno giocato nell'NBA, quindi il basket per lui è qualcosa di naturale. Ma pensiamo adesso a Sant'Antimo e al grande Polarin Campbell. Polarin Campbell che ha messo un tiro da 2 più il sottolineo più il fallo. Vediamo cosa combinerà qui. Ripetiamo che Vittorio è un almanacco del basket americano. Devo dire tutto quello che voi volete sapere, dopo vi lasciamo la mail, Vittorio vi risponde. Notizie e intrallazzi vari di ogni giocatore fino alla decima generazione quasi, andiamo a ripescare. Ma torniamo al Pala Butangas con il numero 8 Riccardo Cortese, forse il numero 9 Rullo. Siamo, ripetiamo, in piccionaia, sembra molto vicino ma non lo è.
Nel frattempo dall'altra parte, con il numero 9 Rullo prodotto il livello della Trenvalle di Reggio Emilia, c'è sotto lì la palla, qui la tocca Cantone, sfortunato anche qui la Ligia di Sant'Antimo, che poi avanti 29-32 quando mancano appena 5 minuti e 45 secondi allo scadere del secondo quarto di gioco. Nel frattempo qui inquadrato Martin Colussi. La palla è del numero 10 Ro. Ritorniamo sulla, grazie alla regia, prima di ritornare sul tutto il campo. C'è infatti il tiro di Colussi, subito qui inquadrato. Le riprese un po' vintage, possiamo dire, sulla telecamera di zoom. Qualche problema di regia, l'avete visto, abbiamo iniziato praticamente a partita in corso, purtroppo. Nel frattempo c'è il numero 9 Rullo che passa sul primo blocco, ma 6 blocchi ciechi sotto per Berkic, la difesa dei cittadini, lasciato libero Berkic. Cosa combina Campbell? Dove arriva Campbell? Dove può arrivare ancora qui? Nel frattempo la palla qui va dalle mani di Onorio Petrazzuoli, la palla fuori per il numero 6 Folain Campbell, e c'è il fallo di Colussi. Dove cavolo è arrivato questo ragazzo? Direi eroico in questo momento Folarin Campbell, indiscusso MVP della partita. Sembra ritornata la guardia che sorprese tutti nel 2006 alle Final Four NCAA con George Mason University. E adesso c'è un timeout in campo e chiaramente Veroli vuole fermare l'ascesa del grande Folarin Campbell. Direi proprio ascesa nel vero senso della parola. Folarin Campbell, ricordiamo, una vecchia conoscenza del nostro campionato qui con Rieti. Rieti che comunque è una squadra, ripetiamo, già fallita. Parlando di Veroli, è una squadra abbastanza particolare, risaputo che se parliamo della prima di Veroli si parla anche del triste, come ha detto anche prima Vittorio, vincente di Coppa Italia, messa a segno dal 2008 fino al 2011 con ben 3 vittorie su 3. È interessante anche il fatto che, escluso l'anno scorso, Veroli abbia giocato sempre contro le squadre che poi avrebbero raggiunto la promozione finale. Ricordiamo 2010-2011, l'anno scorso Veroli a Gettimola 81-67, MVP Jared Jackson riconfermato. 2009-2010 Veroli di Basket Brindisi 6-8-5-8, Jason Rowe da quella parte là. 2008-2009 Veroli Vanoli Soresina 79-68 con Kyle Hines. Ripetiamo, un giocatore che ora sta giocando nel campionato turco, ma che sta dando tanto fastidio in Lega 2 a molte squadre. Veroli che ha mancato la promozione proprio l'anno scorso, e direi che non è poco. Ma vediamo cosa combina Campbell. Vittorio, qualche dato su Campbell che nessuno, diciamo, può trovare su internet, vai. Allora, beh, giocatore di Washington DC che in estate si ritrova con i più forti giocatori della zona, come per esempio David Hawkins, che ha giocato a Temple ma è di Washington, addirittura gioca in estate anche con Kevin Durant, quindi diciamo che sa con chi allenarsi e sa da chi imparare. E direi che se questi sono i frutti, mandiamo molti più giocatori a questo punto a Washington DC, perché devo dire che è un giocatore che sta esplodendo in questa prima partita. C'è Martin Colussi all'altra parte a cercare sotto Gerard Licci, esce il numero 9 Rullo a cercare il tiro del numero 10 Jason Rowe, che la mette da 3 punti. Jason Rowe che, oltre a passare la palla, sa anche tirare da 3 punti, una coppiata devastante. Sì, Jason Rowe è un giocatore, direi, oserei dire totale. Difende, sa tirare da 3, sa penetrare, addirittura è un ottimo rimbalzista per la sua stazza, ha preso in carriera mi pare 3.7, quasi 4 rimbalzi a partita. Ma nel frattempo grandissimo Alessandro Cittadini, che si vendica dei post basso che subisce in attacco da lì, punendolo anche lui dal post basso. Alessandro Cittadini, vecchia conoscenza qui del basket napoletano, ai tempi della palla del basket Napoli. Qui nel frattempo corre numero 9, chiedo scusa, Rullo, devastante l'anno scorso nella serie playoff. Quest'anno si sta facendo abbastanza sentire, praticamente la situazione è ritornata quasi in parità, 35 Veroli. Nel frattempo qui sempre il
cittadini. Sempre il numero 5 cittadini. Ci sta veramente deliziando sotto l'anesso con le sue giocate. Jason Rowe, la finta di tiro, ancora il tiro da tre punti per lui. Secondo ferro sbagliato, cittadini riesce a recuperare rimbalzo. Campbell può andare dall'altra parte a impostare l'azione di gioco. Cittadini a giocare il pick and roll con su di lui. Può andare fio dentro Campbell appoggiandosi al tabellone, la palla non va. C'è la possibilità di contropiede per il numero 21 Colussi. Cantone ci pensa prima di tutti quanti, blocchiamo il contropiede, andiamo anche a commettere il fallo, l'importante è non perdere questo vantaggio. Sì, Campbell forse adesso pecca un po' di eccessiva sicurezza e direi che se c'è un fallo speso bene è quello adesso di Cantone, che ha evitato il facile canestro in contropiede. La palla adesso è per Veroli ed è in mano a Jason Rowe, marcato da Marco Russo. Dall'altra parte siamo già con Jason Rowe. Jackson rientrato al posto di Roberto Rullo, è entrato anche Cortese al posto di Martin Colussi. La palla qui è persa da parte di Veroli. Veroli che è una squadra abbastanza particolare, grossi investimenti l'anno scorso, ovviamente raggiungendo i playoff, inizio molto ostentato, diciamo la squadra dei rimpianti, ma siamo già all'altra parte con Marco Rossi. La palla per il numero 21 George, che può andare fino e dentro con il tiro, si va a girare George, l'infrazione giustissima di passi fiscata dall'arbitro di Giambattista, e quindi sarà ancora rimessa per la prima di Veroli. Devo dire importante qui l'assetto di Veroli in difesa, lì devo dire maestoso sotto canestro Jason Rowe, che farà gli straordinari. Marco Rossi a difendere sullo stesso Jason Rowe, la palla fuori per Ivan Gatto. Petrazzulli a difendere su Jarius Jackson, lasciato libero il numero 9 Rullo, che è pericolosissimo da tre punti. Beh, basta solo dire questo: Roberto Rullo a 15 anni segna 55 punti contro la Virtus Siena nel 2005 ed è un giocatore che ha fatto l'Eurolega con la Benetton Treviso. Non è un giocatore che ha paura di tirare, è un ottimo tiratore da tre e l'ha dimostrato con due triple consecutive. Non è valido purtroppo il canestro di Folarin Campbell. Diciamo nostro amico Doc, perché veramente dobbiamo dire, al di là di tutto, nel prepartita e anche dopo abbiamo sempre molto tempo da dedicare ai giocatori di Sant'Antimo, ci parliamo, ci scherziamo e molto spesso ci addoriamo anche con loro quando ci raccontano in maniera tutto il loro passato. Dire comunque che hanno giocatori che hanno giocato con Garnett ci rimane un po' male, dice cavolo, ci avrei voluto giocare anch'io. Noi che siamo appassionati di pallacanestro, qui inquadrato in primo piano Campbell, la palla non va, c'è il rimbalzo in attacco qui di Nick George che l'anno scorso ha militato con Casale Monferrato. Qui ancora Campbell, cosa ci sta facendo vedere questo ragazzo oggi, Vittorio? Ma fantastico, non ci sono più parole, davvero ha interpretato la partita nella maniera migliore, si è veramente scrollato la ruggine d'osso del precampionato della Coppa Italia, ma è meglio farlo nella prima partita che conta che non in altre occasioni. Adesso un'ottima pressione difensiva per Sant'Antimo e sbaglia Jason Rowe, ottima davvero l'applicazione difensiva della squadra di coach Manuel Scotto, che adesso però vuole anche punti in attacco e perciò entra David Tick. Entra anche David Tigg, diceva giustamente Vittorio. Inizia a scaldarsi il Palapuga di Sant'Andrea, il Palabutangas. Palapuga, ormai siamo abituati a dirlo. Dobbiamo perdere questa abitudine perché per un po' non se ne parlerà almeno. Vittorio, che comunque conosce bene l'ambiente di Sant'Antimo, fan della pallacanestro Sant'Antimo fin dai tempi della Vida Eccellenza. David Tigg a rischio di perdere palla, alla fine la perde, no, la riesce a recuperare alla fine, ma c'è il fallo del numero 22 Jarius Jackson e siamo già in bonus, quindi due tiri liberi per Tigg. Che bella partita. Bella partita, però vorrei dire una cosa, i giocatori di Sant'Antimo, in particolare Tigg e anche prima Giordano, non devono troppo impelagarsi in tanti palleggi, devono comunque far girare il pallone e se hanno la palla in mano provare a tirare, perché poi troppi palleggi possono portare a infrazioni o a palle perse, anche perché Veroli è una squadra che difende in maniera abbastanza pressante. David Tigg in lunetta, qui inquadrato dalla nostra fenomenale regia di RTN Television. Qui c'è David Tigg, vediamo cosa combina. Realizza il primo. Mamma mia. Vediamo cosa combina con il secondo.
realizza anche il secondo, 38 Veroli, 44 Sant'Antimo. Vediamo cosa combina il qui Veroli. La palla va dal numero 22 Jackson, il tiro è sbagliato, sotto la palla per Berkic, devastante ragazzi, devastante. Non so come bloccare, sinceramente, volendo rimettere nella testa dell'allenatore, non so come bloccarlo, a meno che non metterci un giocatore che è un armadio a fargli muro davanti, ma anche difficile. Sì, Berkic è un giocatore che non bisogna assolutamente fare entrare in partita, era partito in maniera molto soft, purtroppo Sant'Antimo gli ha concesso alcuni canestri facili e Berkic è entrato in partita, avete visto che adesso subisce lo sfondamento da parte di Alessandro Cittadini. Alessandro Cittadini che deve contenersi con i falli, anche perché comunque ha commesso il suo secondo fallo. 56 secondi allo scadere di questo primo tempo e questa prima partita in Lega 2 ufficiale della Pallacanestro Sant'Antimo. Tiga a rischio di palla e rimbalzo, anzi le chiedo scusa, la recuperata di Rossi che può correre, ci sta Tig dall'altra parte, il tiro di Tig non va, sfortunato in questo frangente. 40 secondi allo scadere del primo quarto di gioco per la Pallacanestro Sant'Antimo. In attacco Ro, può andare fino e dentro, vuole improvvisare un tiro, c'è Jackson dall'altra parte con il tiro a 3 punti che riporta di fatto in parità la prima di Veroli. Marco Rossi dall'altra parte con il tiro con il palleggio insistito, il blocco di George deve trovare sicuramente la via il canestro Sant'Antimo. In questo caso il tiro sicuramente di David Tigg dall'altra parte, bene sotto George che si porta ferro, canestro, giocatori e tutto il resto, ce n'è per 3 per Nick George, 2 e speriamo anche più 1. Che giocatore ragazzi, che giocatore, bravissimo Nick George adesso a giocare a 2 con il playmaker, un bellissimo gioco in backdoor, la finta, Veroli pensava che il passaggio avvenisse verso David Tick, invece bravissimo Pedrazzulli, Marco Rossi scusatemi, che ha passato a George che mette anche il tiro libero supplementare e Sant'Antimo con grandissima personalità ritorna sul più 3. Ritorna sul più 3, ultimo tiro, se lo prende qui il numero 13 Berkic, non va, termina il secondo quarto tra la Pallacanestro Sant'Antimo e la prima Veroli, 46 Pallacanestro Sant'Antimo, 43 prima Veroli, non andate via, ancora tanto tanto basket da vivere assieme, a dopo. Amici sportivi, rieccoci alla Pallaputangas di Monteruccello. Davanti a voi la prima Veroli e la Pallacanestro Sant'Antimo per questa prima giornata del campionato di Lega 2 di Eurobasket. Vittorio, come hai visto Sant'Antimo in questo primo tempo che non sta assolutamente sfigurando? No, Sant'Antimo mi ha notevolmente sorpreso, non mi aspettavo una prova così di grinta, così maschia, così concentrata da parte della squadra, mi aspettavo comunque un'ottima risposta ma non così buona. Sant'Antimo è sopra di 3 punti contro una squadra che è tra le candidate alla promozione, quindi davvero non c'è inizio migliore, diciamo che è tutto un bel sogno, speriamo che poi questo sogno si realizzi e comunque che Sant'Antimo possa raggiungere la vittoria finale, 2 punti, 2 punti importantissimi. Ora vediamo un pochino cosa andremo a vedere in campo, un bel gioco di parole, nel frattempo abbiamo in campo per Sant'Antimo Tig, Campbell, Cantone e il numero 5 Cittadini, George, e ne manca uno lì, ah sì, è il numero... Nel frattempo per Veroli abbiamo Gatto, il numero 21 Colussi, Ro lì e piazzato lì in angolo
Jackson. Nel frattempo c'è già Ivan Gatto all'altra parte con Rowe a cercare il palleggio. Il blocco di Gerardi può andare fino dentro Rowe, non chiuso alla difesa di Sant'Antimo. Buono qui il rimbalzo di Cantone. Rowe qui rischia di recuperare palla. Cantone qui può andare fino dentro. C'è Cittadini, fuori la palla ancora per Campbell. Si ritorna su da George, si torna da Campbell. Mano infuocata, 3 punti e di nuovo vantaggio Sant'Antimo. Sì, ottima circolazione di palla per l'attacco sant'antimese. È chiaro che se Florin Campbell è solo, i ragazzi, i compagni lo servono, perché stasera è davvero in serata di grazia. Nel frattempo Colussi prestato qui dalla difesa di Sant'Antimo, ci sta Jackson dall'altra parte che si alza da 3 punti da distanza siderale. Rimbalzo e preda di Gerardi, sfortunato qui Cittadini che si lascia sfuggire il pallone. Nel frattempo la rimessa sarà sempre di Veroli con 24 secondi all'attivo sul cronometro dei 24. Diciamo che comunque Sant'Antimo si sta facendo valere. C'è Colussi già pronto per la rimessa. Nel frattempo si chiede di prestare di più, col scotto chiede di prestare di più in difesa. Ci sta Tig pronto per far ricevere la palla a Rowe, non deve tirare Rowe, il tiro di fortuna è sbagliato dove è arrivato fuori in Campbell, dall'altra, che già all'altra parte vuole impostare i suoi, vuole forse trovare una via sotto canestro. La palla va dal numero 21 David, dal numero 23 David Tig, che mette altri 2 punti e dedica il suo canestro ovviamente alla sua famiglia in curva. Jason Rowe dall'altra parte, devo dire, Sant'Antimo è uscita dai spogliatoi e la cosa più bella è che il Palabutangas, misto di tifosi sant'antimesi e flegrei napoletani, si sta facendo sentire. Un bel segnale per il presidente Cesaro. Bel segnale per il presidente Cesaro. Purtroppo adesso arriva una tripla di Ivan Gatto, ma comunque Sant'Antimo è entrata in campo col piglio giusto. Bisogna far entrare in partita anche David Tick, che sfrutta il mismatch con Jason Rowe e mette il canestro. Dall'altra parte la palla per George, che commette infrazioni di 3 secondi nell'area. Peccato, poteva essere ancora una buona opportunità per Sant'Antimo. Saranno oltre 1000 gli accorsi oggi al Palambutangas di Monteruscello. Siamo già all'altra parte con Colussi per il numero 12 lì. Il palla ritorna dalle mani di Rowe, che può andare a cercare ancora lì. Pick and roll giocato con Rowe lì, lasciato libero nell'area. Ancora sotto il rimbalzo, scusa, il passaggio è preda di George, che va a schiacciare e si porta tutti quanti dietro, inquadrato il presidente Cesaro, che ci crede, che ha entusiasmo. Un presidente raro da trovare in Italia, specialmente con la crisi che c'è oggi. Assolutamente, Cesaro è un presidente che ha grandissimo a cuore le sorti della squadra, una persona per bene, una persona che ha speso i fondi giusti per poter costruire una squadra competitiva. Volevo sottolineare il grandissimo contropiede condotto da David Tig per l'azione di Nick George. E qui quella dei 3 ufficiali di campo, vedete un pochino cosa devono combinare anche loro per, diciamo, arrotondare, dato che sono addirittura arrivati con il collarino la segna punti. Nel frattempo Colussi dà la palla a Ivan Gatto, che gliela restituisce. Colussi ancora 3 punti, vuole sentirsi padrone lì sotto canestro. Ancora il rimbalzo di Nicolas George. Cantone chiamata 5 per lui. La difesa di Jason Rowe ancora per il numero 23 Tig. Rimbalzo di Ivan Gatto che vuole far correre i suoi, ancora a cercare il tiro del numero 12 lì, che si appoggia al ferro. C'è il fallo di David Tig, fortunato qui Sant'Antimo, che non ha visto comunque entrare la palla del numero 12 lì all'interno della retina. Sì, comunque Sant'Antimo adesso la partita in mano della squadra di coach Scotto. Bisogna continuare così, siamo adesso sul più 7, adesso c'è ai tiri liberi, c'è Gerard Lee, che comunque non ha non dovrebbe avere, diciamo, grandi capacità a tiro libero, lo dimostra adesso con un tiro cortissimo. Vediamo qui, si riprende dopo il non vita, Vittorio l'aveva chiamato, l'aveva invitato, vieni che segniamo. Non fa nulla comunque. Nel frattempo siamo già dall'altra parte con il numero 6 Campbell, che rischia di perdere tutto. L'infrazione di passi di Campbell abbastanza dubbia, direi.
diciamo che gli arbitri non prediligono lo spettacolo ma si attengono al regolamento, sono scelte, dicevi giustamente, forse in Serie A, in NBA, diciamo dall'altra parte dell'oceano sarei preferito giocare. Beh, chiaro, l'abbiamo già detto prima, il metro arbitrale è completamente diverso, soprattutto in NBA, non tanto in NCAA, sono molto più, diciamo così, leggeri sulle frazioni di passi, mentre qui però adesso c'è il fallo in attacco per Riccardo Cortese su un grandissimo Rossi, che ha dimostrato ancora una volta di essere un ottimo difensore di posizione. Rossi, un difensore, un giocatore che dà comunque esperienza al roster allestito da coach Manuel Scotto l'anno scorso a Jesi, dove ha brillato dietro anche a un giocatore che ha un nome poco conosciuto, Pecile, ma poco conosciuto, poco, ora alla Bianco Bologna. Nel frattempo Cantone già all'altra parte con l'uscita del numero 21 Giorgio, ancora la palla ritorna da Campbell, vuole andare invece in uno contro uno Giorgio sotto a cercare i cittadini. Che bella azione, che bella circolazione di palla. È bravissimo Nick George, che sta dimostrando anche doti di costruttore di gioco. Del resto lo abbiamo sempre detto, se Gherardini lo andò a pescare dal minuscolo college di Virginia Commonwealth, qualcosa sa fare. Nel frattempo però Jason Rowe zittisce tutti e porta la sua squadra sul meno 5. Jason Rowe, ripetevamo, grande giocatore, conoscitore di questa Lega, il MVP della Coppa Italia 2009-2010 vinta proprio da Veroli, un giocatore impressionante. Nel frattempo si alza a 3 punti Campbell allo scadere, Gatto riprende il rimbalzo, Rola all'altra parte, Cantone deve rallentare Sant'Antimo, la palla ancora da Cortese che può andare fino a dentro con il piazzato, e qui c'è un mini rientro di Veroli e credo che forse una sospensione sia più che adeguata per Scott. Sì, Sant'Antimo non deve mollare la presa, è secondo me inammissibile far penetrare Tommasini, che sì è un bravo giocatore però sicuramente, diciamo, potrebbe, può essere fermato, diciamo, doveva essere fermato, questo facile layup non doveva accadere, ed infatti adesso c'è un time out in campo. Manuel Scotto ci vuole ragionare sopra, vuole fare in modo che Sant'Antimo non cali la concentrazione, perché Veroli si è fatta sotto, adesso è sul meno 3, e Veroli, se la fa rientrare in partita, ti può punire dall'alto della sua esperienza. È pericoloso far entrare Veroli in partita, anche perché comunque Veroli, ripetiamo, è una squadra allestita per vincere, una squadra allestita per i grandi risultati. Sant'Antimo però non deve demordere, deve continuare a fare le cose facili, perché la pallacanestro è un gioco, questa è una mia filosofia, ma lo dicono molti allenatori, la pallacanestro è un gioco molto molto facile, sono gli allenatori che molto spesso la complicano. Non lo so se sono gli allenatori o qualcun altro, comunque bisogna interpretare il basket nella maniera migliore. Il basket innanzitutto è un gioco di squadra, è facile sì, però è chiaro che bisogna giocare di squadra, non bisogna mollare, nessuno deve mollare, perché se molla uno poi potrebbe mollare tutta la squadra, ripeto, è come se una catena, insomma un anello si rompe, e quindi alla fine è un gioco di squadra, devono tutti quanti mantenere alta la concentrazione. Lo speriamo noi, lo sperano i tifosi, lo spera il presidente Cesaro in uno dei rari momenti in cui, diciamo, è tranquillo. Ecco, però vedete, si alza subito e incita la squadra, ha ragione giustamente, perché vede un leggero calo di concentrazione nei suoi. Speriamo che si riprendano. Si ritorna in campo con Tomassini, che consegna la palla a Jason Rowe. Jason Rowe che attacca, difeso bene da Cantone, una serie di blocchi, velocità di Jackson, Gatto ancora può andare fino dentro, difeso a Gagliardo, va fino dentro Gatto, si appoggia al ferro, rimbalzo qui è preda di Foreign Campbell che va a cercare sotto l'anesso il compagno di squadra Nicolas George. Nicolas George vuole attaccare il ferro, difeso da Tommasini, deve essere sfruttato il mismatch, si appoggia al tabellone, Gatto qui rimette la mano davanti, nel frattempo c'è Rowe che va dall'altra parte con il tiro, con il passaggio per Berkic che va fino a dentro, si appoggia al ferro, il tiro non va, il rimbalzo qui ancora di Nicolas George. Che giocatore, che rimbalzista Nicolas George. Ora Sant'Antimo deve ragionare, deve andare con calma, anche perché piano piano i 3 punti sono diminuiti. Sì, sicuramente Nick George è uno di quelli che ce la sta mettendo tutta, però Sant'Antimo adesso deve ritrovare i punti di Campbell e, se del caso, diciamo, far entrare magari anche David Teague, che è sconsolato in panchina, potrebbero servire i suoi punti. Purtroppo adesso Veroli va sul meno 1.
Veroli ritorna sul meno uno, pericolosissima in questo caso. C'è ancora Campbell dall'altra parte che vuole andare al centro. C'è il fallo di Claudio Tommasini, un pochino spento l'arbitraggio in questi due minuti. Primo fallo fischiato. Nel frattempo comunque Sant'Antimo deve fare gioco forza. Nel frattempo qualche anche piccolo problema con il netcasting live, che non ci riesce più a dare, diciamo, le statistiche in tempo reale. Nel frattempo Elia, il numero 11 Rossi, la palla arriva da Cantone, esce Campbell da una serie di blocchi, può andare fino dentro Campbell, vede libero Gagliardo nell'angolo, Gagliardo primo ferro per lui, può andare a recuperare la palla, chiuso da David Berkic, vola qui il numero 6 Campbell, che bella azione, 20 secondi, bisogna andare con calma, Rossi vola fino dentro, c'è sicuramente un fallo, George non lo vede, la palla sarà diversa, sarà di Sant'Antimo, però diciamo forse qualche fallo deve essere iniziato a chiamare, specialmente su Rossi prima. Sì, lo so, però se noi volessimo sempre contare sui fischi a favore, insomma, non andiamo da nessuna parte. Secondo me Sant'Antimo deve continuare a giocare, ad attaccare il ferro. Mi è piaciuta adesso questa azione, hanno perso palla, l'hanno riconquistata, speriamo che adesso mettano la palla nel cesto. Purtroppo. E sarà fondamentale. E sarà fondamentale questo, specialmente per Sant'Antimo, che dovrà fare gioco forza, un po' più di atletismo. Nel frattempo siamo lì all'altra parte con già il numero 12, lì la palla va dal numero 22 Jackson a cercare il palleggio di Gatto, buono qui il numero 21 Nicolas George, che può andare fino e dentro, infrazione di palla accompagnata, direi che forse c'è un accanimento eccessivo. Sì, purtroppo spesso capita che quando gli arbitri vengono in difficoltà poi tendano a fischiare di più, diciamo, rispetto a quando ha in mano la partita. Chiaramente questo non deve accadere, eravamo al limite del palming, purtroppo, ripeto, non è forse Nick George quello che deve spingere, pompare la palla in attacco, ma noi siamo qui sopra e sono loro in campo, e quindi molto spesso non può sempre andare tutta alla perfezione. Fortunatamente non entra il tiro di Jason Roux, ottimo, ottimo, ottimo il salvataggio di Marco Rossi, però purtroppo pare che la palla sia di Veroli. Sia di Veroli, forse qualche dubbio se i 24 dovevano essere resettati, non lo so, vabbè, lasciamo stare questo. Jackson già in posizione di angolo dall'altra parte, Roux vuole impostare il palleggio, va fino a dentro, viene chiuso bene da Cantone, Roux a cercare il tiro impossibile, forse 3 secondi di lì, Gagliardo nel frattempo commette fallo. Direi che la partita sta piano piano cambiando verso. Sì, purtroppo è un momento di appannamento di Sant'Antimo, diciamo la verità, ci può stare, quell'intensità non poteva essere mantenuta per tutta la partita, visto comunque che il roster non è così profondo come invece è quello di Veroli. Ripeto, bisogna rifiatare e bisogna cercare di mettere la palla nel canestro, al di là della, diciamo, di una buona difesa, perché così altrimenti non si va da nessuna parte. E purtroppo adesso lì mette il canestro del sorpasso. Rimette il muso avanti la prima Veroli, beh, Cantone dall'altra parte con la difesa, deve superare la metà campo, ci riesce benissimo, la palla va per va da Leantonio, ritorna da Cantone, Rossi a cercare sotto Gagliardo, schierata a zona la prima Veroli. Qui in questo caso Eliantonio prende un tiro a 3 punti coi piedi a terra, Rossi recupera il rimbalzo in attacco, ancora a zona la prima Veroli, probabilmente con una mashup sull'uomo che poi ha palla, Campbell da 3 punti, il tiro è sfortunato, la palla vola, si gioca a pallavolo, ancora un rimbalzo per Sant'Antimo, chiamata a giro per Cantone, zona che sta tenendo non poco in difficoltà gli uomini di Coach Scotto. Eliantonio dall'altra parte per l'uscita di Cantone, lasciarlo libero ai 3 punti, può sfruttare il palleggio, arresto e tiro, e arrivano i 2 punti al capitano, si sblocca finalmente Sant'Antimo. Ottima azione offensiva di Sant'Antimo, che conquista due extra possessi e alla terza occasione mette il canestro con Cantone, e che anche lui deve contribuire all'attacco sant'antimese. Vedete che dopo una buona azione offensiva ne arriva una difensiva e il pubblico torna a scaldarsi. Adesso i tifosi si fanno sentire, c'è bisogno anche di loro. Nel frattempo Coach Scotto
direi finalmente inserisce De Vitti, che ha bisogno di giocare per segnare. Se lo metti in panchina un giocatore che tende, diciamo, ad abbattersi, deve giocare, deve entrare in ritmo anche lui. Devo dire che Vittorio è una, un perfetto TV analysis, come dice, come ha sul suo profilo di Twitter, lo abbiamo avuto modo di leggerlo prima, noi vediamo tutto di tutti. Nel frattempo qui c'è il fallo di Claudio Tommasini, l'anno scorso all'Assil Basket Ostuni, prodotto del Vero della Virtus di Bologna, ha anche un fratello, diciamo, un po' meno conosciuto. L'anno scorso ad Ostuni ha sfiorato la promozione. A Forlì è arrivato in finale, ha perso con un canestro, devo dire, vi invitiamo per rivederlo su YouTube, di Malaventura. Ora è qui per fare qualcosa di più. Sì, Tommasini, diciamo, di scuola Virtus, diciamo che si è distinto nelle giovanili per un famoso buzzer beater che ha fatto vincere la sua Virtus Bologna il campionato Under 17 e anche un nazionale Under 20, però non ha giocato gli europei di Bilbao perché era infortunato. È un buon costruttore di gioco, però ha bisogno di fare tanta esperienza. In realtà poi ha la sua prima esperienza tra i pro, quindi diciamo che ha tanto da imparare, però coach Cavina lo fa giocare perché ha una discreta personalità e quindi ha anche coraggio coach Cavina a metterlo in campo. Cavina, che è un giocatore, un allenatore che ha avuto modo comunque di fare una lunga gavetta. Sassari, Latina, ancora poi Sassari, e fino poi ad arrivare qui a Veroli, e diciamo dopo l'anno scorso vuole rifarsi. Qui troppo facile il Kenzo e Jarius Jackson, bisogna tornare compatti. Nuova parità, palla Butangas di Monteruscello, Rossi per il numero 20 Gagliardo, a rischio di perdere palla, Ele Antonio non concreto, Gatto va a appoggiare i due punti, riporta in vantaggio la prima Veroli. Ele Antonio non il migliore di Sant'Andrea in mezzo al campo. Sì, è un momento difficile, poi Gatto in questo caso di nome e di fatto, perché con le sue leve, con le sue artiglie è stato in grado di recuperare una palla e di schiacciarla. Adesso è stato fischiato un fallo, credo, a Rullo. E la palla si è in mano ancora per Sant'Antimo, sì. E credo che sarà anche bonus. Infatti, anche bonus, perché abbiamo già raggiunto i falli necessari per poi tirare dopo ogni fallo. Difende la difesa, nel frattempo Rossi va in lunetta con il suo primo tiro libero a disposizione, vediamo cosa combina con il secondo, realizza anche il secondo. Dall'altra parte siamo già con il palleggio di Jason Rowe, fuori per Jarius Jackson. Il fallo in attacco di Ele Antonio, che porta un blocco in maniera molto ma molto scoordinata. Ele Antonio, ripetiamo, sotto i suoi livelli. C'è un cambio, entra anche Riccardo Cortese, esce il numero 9 Roberto Rullo, entra anche Florian Campbell al posto di Onorio Petrazzuoli. 60 pari, devo dire non male per Sant'Antimo. Realizza il primo Ivan Gatto, 61 pari, 61, scusa, 61 Veroli, 60 Sant'Antimo. Realizza con un po' di fortuna anche il secondo. È entrato anche Martin Colussi, dice Vittorio. Rossi dall'altra parte con il blocco di Filippo Gagliardo, l'uscita per David Tigg su Martin Colussi. Gagliardo ancora, David Tigg per trovare a costruire qualcosa, vuole andare a finire dentro David Tigg, ci va con un tiro scordiatissimo e realizza. Che coniglio tirato fuori dal cilindro, nel vero senso della parola. Sì, David Tigg è questo tipo di giocatore, a Purdue era una macchina da canestri, con buona personalità, anche con abbastanza faccia tosta, chiede l'isolamento, chiede di giocare per l'uno contro uno, ed ha ragione lui. Ha ragione lui, vediamo però Ro che si va a conquistare ancora due tiri liberi a 3 secondi e 58. Realizza il primo Jason Ro, esperto dalla linea della carità. Vediamo cosa combina col secondo, lui che diciamo è sempre una certezza per il proprio coach. Realizza anche il secondo. C'è una...
un cambio per Veroli, rientrato Rullo, si tenterà un tiro dell'Ave Maria, Rossi dall'altra parte con il tiro che non va, sfortunato, termina il terzo quarto, 64 Veroli, 62 Pallacanestro Sant'Antimo, non andate via, ancora 10 minuti di intenso basket da vivere assieme. Amici spettatori, eccoci alla Pala Butangas di Monteruscello, 64 Veroli, 62 Sant'Antimo, per la prima gara tra i pro della formazione del presidente Cesaro, un esordio positivissimo. Andiamo subito in campo a vedere cosa i nostri ragazzi, possiamo dire ragazzi della campagna, perché ci riteniamo abbastanza legati alla società del presidente Cesaro, combineranno. Tutto pronto per l'inizio di questa gara. Vediamo Rossi in con il palleggio, il pick and roll giocato con il numero 18 Eli Antonio, qui triplicato Rossi, la palla sarà della prima Veroli. Si confonde la freccia e la maglia degli ufficiali, non è difficile vederla al tavolo sinceramente. Comunque la palla sarà di Veroli, che potrà rimettere la palla in gioco con il numero 21 Martin Colussi. C'è Jason Rowe, nel frattempo qui inquadrato il presidente Cesaro e tutto lo staff della Pallacanestro Sant'Antimo. Nel frattempo il numero 10 Jason Rowe ancora in col peggio insistito, c'è Riccardo Cortese, l'uscita del numero 22 Jarius Jackson a cercare il numero 12 lì sottomesso su Filippo Gagliardo, vuole giocare sul fisico, si gira il numero 12 lì, c'è il numero 21 Colussi, la palla sarà di Sant'Antimo. Devo dire, Gagliardo in Lega 2 ha un po' di difficoltà in attacco, ma in difesa ci mette il 110% di se stesso. Assolutamente sì, ha il fisico per contrastare lì in post basso. E infatti poi dopo ha sfruttato quasi come se avesse segnato un canestro, dato l'errore di lì. Gagliardo col tiro, primo ferro per lui, il fallo di Eli Antonio, incredulo il giocatore nativo di Terni, direi un po' troppo fiscali qui gli arbitri. C'è un cambio, rientra Alessandro Cittadini, fondamentale nell'allungo di Sant'Antimo. Ora bisogna trovare un pochino più di calma per i tiri della squadra del presidente Cesaro. Vediamo un pochino cosa combinerà Ro dall'altra parte con la chiamata mano laterale. Rossi fuori per il numero 22 Jackson. C'è l'uscita di Cittadini, Jackson si porta a spasso tutti, la palla va fuori, la rimette in campo Jackson. Ancora difesa Sant'Antimo, ma ora bisogna anche andare comunque a segnare, perché la partita non si vince solo in difesa. Assolutamente sì, si era creato un accoppiamento strano tra Jarius Jackson e Alessandro Cittadini. Stranamente però ha vinto il difensore Jackson con una palla persa. Adesso Sant'Antimo ha la possibilità di pareggiare o addirittura di mettere la tripla del sorpasso. Nel sorpasso Cittadini da due punti, il tiro è storto, la palla ritorna nelle mani di Rowe, bisogna andare sotto canestro a cercare i propri lunghi. C'è Rowe lasciato libero lì sotto canestro, gli piomba addosso Cittadini, forse il fallo doveva essere fischiato prima, aspettava troppo Bartoli per chiamarlo. Nel frattempo ce n'è almeno per tre per il numero 12 lì. Quarto fallo di Cittadini, qualche problema ai falli per Sant'Antimo e ripiomba meno 4. In questo caso Alessandro, dall'alto della sua enorme esperienza, avrebbe dovuto fare forse un fallo un po' più veemente per evitare il canestro di lì, ma è chiaro che sono situazioni che poi è facile parlare con il senno di poi. E Veroli si porta sul più 5. Più 5 per Veroli, Sant'Antimo deve trovare punti, non segna oramai da fin troppo tempo, dal 62 pari. C'è il fallo qui del numero 8 Cortese, il numero 8 Cortese su Nicolas George, sta ancora rimessa per Sant'Antimo dal fondo. Vediamo cosa riesce a combinare Sant'Antimo sotto canestro.
Rientra Carlo Cantone, un po' troppo tempo stato fuori per concedere comunque un po' di riposo, dice giustamente il coach Scotto in panchina. Vediamo cosa combina Campbell sotto canestro alla rimessa, nel frattempo si asciuga il parquet di gioco. Ancora la palla nelle mani di Carlo Cantone, che non può deludere. Campbell va fino a dentro a cercare Cittadini vuole andare dentro sotto canestro con il fisico. La palla nelle mani del numero 8, credo Rullo, credo Cortese, ed è il quinto fallo per Rullo. Entra Ivan Gatto, non sono buone le notizie per coach Scotto, anche perché tra Cortese e Gatto c'è una differenza di anni, ma anche di altro, va? La differenza è semplice, di esperienza, ma Ivan Gatto fa quelle piccole cose magari che non si notano sul tabellino, ma si notano in campo. È un classico hustle player, come dicono gli americani, cioè è bravissimo in quell'intangibles, in quei movimenti, in quel qualcosa in più che può sicuramente far male agli avversari. Può sicuramente far male. Sant'Angelo comunque deve ritrovare la via del canestro, mettere una tripla sarebbe ideale, un canestro a due anche buono, perché il tempo è nemico ora della squadra di coach Emanuele Scotto. Tigre dall'altra parte per Cantone va fino dentro con Flying Campbell, c'è il fallo del numero 6 Claudio Tomassini, c'è anche un cambio per Claudio Tomassini, ancora un fallo, rientra Jairus Jackson. Ancora notizia non buona, perché è un quintetto veramente fenomenale quello che ora c'è a Veroli. Sant'Antimo doveva trovare comunque la forza di reagire, Campbell fuori la palla per Cantone, difeso bene da Rom, Tig difeso da Martin Colussi, vuole andare Tig fino dentro con il tiro impossibile di Tig, si allunga con una mano, mette due punti, veramente eccezionale Tig. Sì, bravissimo Tig, che dimostra di saper andare a destra, a sinistra, di essere un attaccante completo. E bravissimo in questo caso, perché Colussi non è un cattivo difensore. Bravo Tig, che mi sembra essere entrato in partita. Qui il rischio di recupero palla di George, c'è il fallo di George, forse l'aria, non lo sappiamo. Resta comunque il fatto. Nel frattempo scoppiano i palloncini, non so perché. Comunque, madonna mia, perché comunque un po' vicino alla nostra postazione ci è venuto un colpo. Nel frattempo bisogna difendere in tutti i modi. Cantone è qui a difendere su Ro, la palla ritorna nelle mani comunque di Martin Colussi, difeso qui dal numero 23 Tig. C'è bisogno di lavorare. Colussi trova lo spazio, la palla va sotto per lì. E c'è il fallo in attacco del numero 21 Colussi. Devo dire fortunata Sant'Antimo. Fortunata sì, perché c'era stato un ottimo gioco a due tra i giocatori di Veroli. Però devo dire la verità, Flying Campbell veramente stasera è monumentale, sia in attacco sia in difesa. Sta dimostrando veramente di essere il giocatore con una marcia in più per Sant'Antimo, che adesso ha la possibilità addirittura con un solo possesso di pareggiare, ma non voglio più dire nulla, che altrimenti questo non accade. Non diciamo nulla Vittorio, però diciamo la consapevolezza che la gara almeno per ora è alla portata. Tig si alza a tre punti, quindi il tiro non è buono, deve difendere Sant'Antimo, il tempo gli è nemico, bisogna trovare delle soluzioni facili, Ro dall'altra parte con il palleggio di Jairus Jackson a cercare comunque un aiuto. Nel frattempo la palla per Martin Colussi, che non va col tiro. Cantone prende un rimbalzo, possibilità di contropiede per Cantone, che vuole ragionarci su. Nel frattempo arriva la palla dalle mani del numero 21 George deve pensare, la palla ritorna da Cantone, 2 secondi allo scadere. C'è un qualche piccolo dolore per Campbell. Vittorio, questo non è buono per Sant'Antimo. Sì, generosissimo Flying Campbell, che probabilmente non abbiamo visto che è successo, probabilmente ha subito una distorsione alla caviglia sinistra, però già è positivo il fatto che sia rientrato in panchina con i propri piedi, quindi ritengo che non debba essere nulla di allarmante.
lo staff tecnico della Pallacanestro Sant'Antimo infatti si è subito prodigato per mettere a posto la situazione. 7 secondi a Oscar De Cantone, alla fine dentro Roy gli scippa la palla, devo dire magistrale anche Roy in questo caso. Nel frattempo è lo stesso Roy che prova a riandare fino a dentro, c'è Cantone, l'uscita del numero 21, Colussi raddoppiato, c'è un corridoio libero per Martin Colussi stoppato da Alessandro Cittadini, il rimbalzo è preda del numero 23 David Tigg, lasciato libero dai tre punti, non può sbagliare, sbaglia invece il tiro, ci arriva Roy. Sant'Antimo deve andare con calma anche perché tre punti non sono un grande divario e qui Jackson mette la sua firma su quello che è il grande allungo di Vegoli. Sì, Tig è stato un po' precipitoso e purtroppo dall'altra parte in contropiede un tiro a Jarius Jackson che non è certamente il primo arrivato perché è il secondo marcatore di sempre a Texas Tech, dicevamo Jarius Jackson lo dico a Luigi. Il secondo marcatore di sempre Texas Tech è stato allenato da Bobby Knight Indiana, non è il primo fesso, diciamo, che capita. E ripeto, Sant'Antimo deve cercare di attaccare con calma, aveva la possibilità di andare al pareggio e purtroppo è stata punita poi dal contropiede di Veroli. In questo caso, ecco, si è vista forse la maggiore esperienza della squadra ciociara. È un momento di difficoltà, ma c'è ancora il tempo per recuperare. Nel frattempo la regia inquadrava Ivan Gatto che è uno dei giocatori più in palla stasera di Veroli, che trova l'apporto anche dei suoi rumorosissimi tifosi, ne saranno almeno diciamo un 150 penso venuti dalla cittadina di Veroli, che è una cittadina ciociara. Sì, giocano anche a Frosinone, è una delle ottime realtà, diciamo, del basket italiano. Formazione del GM Ferenc Bartocci, no, è l'ex GM di Montegranaro. Il volto qui di Cesaro, molto 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 provato dalla sua squadra. Speriamo comunque di riuscire a... Ce ne scoppiamo vicino a noi proprio. Attenzione comunque a Veroli, bisogna difendere tanto, ma avere anche calma, di tempo ce n'è, 5 minuti sono una vita nella pallacanestro. Piano piano bisogna trovare il modo di rialzarsi. Non è importante quante volte cadi, l'importante è quante volte ti riesci a alzare. Nel frattempo Rossi a difendere su Jarius Jackson, Berkic a portare un blocco, lasciato libero Berkic nell'area, situazione mismatch. Anche qui Jackson veramente è magistrale, trova un tiro nel cilindro e qui problemi per Alessandro Cittadini, non abbiamo visto bene perché. Si rialza, almeno questo fondamentale, era più la botta che altro. Più 8 per la formazione allenata da Cotte Miscavina. Devo dire che Sant'Antimo aveva illuso molto, ora deve provare a ritornare in partita nel miglior modo possibile. Sì, un momento di difficoltà e Jarius Jackson dopo un inizio in sordina adesso diciamo è salito di livello, giocatore della Louisiana da Monroe, dicevamo ex Texas Tech Red Raider, uno dei migliori attaccanti dell'NCAA. Qua si alza Marco Rossi da tre punti che ridà molto morale. Qui inquadrato qualche tifoso, ha corso qui al pala Butangas di Monteruscello. Marco Rossi ridà un pochino di vita ai suoi compagni di gioco. Sant'Antimo deve difendere, Sant'Antimo deve provare a fare il suo. Il rimbalzo qui del numero 9, Rullo. Ancora Roy in attacco, pericolosa Veroli, pick and roll giocato con Berkic, la palla ritorna da Ivan Gatto, il blocco per Jarius Jackson, lasciato libero qui lo stesso Gatto, il tiro non va, la palla ritorna alle mani di Gatto, molto fortunata qui Sant'Antimo, ora chiedo scusa Veroli. Ancora Roy per il terzo possesso consecutivo della prima di Veroli. Roy difeso da Cantone che non deve avvicinarsi troppo, vedrà di essere battuto, viene infatti battuto da Jason Roy. Il blocco era a mio modo di vedere molto irregolare da parte di Berkic comunque.
Sì, blocco irregolare, però non bisogna concedere troppi tiri da seconda opportunità, perché la prima volta possono fallire, la seconda anche, ma la terza ti puniscono. Blocco, sì, è vero, è un po' al limite della regolarità per Berkic, però non si può concedere una tossa da Jason Roe. Adesso purtroppo c'è il fallo in attacco, è un momento di difficoltà per Sant'Antimo. E coach Scott si fa sentire in particolare modo con David Teague, che ha bisogno di essere un po' spronato dal suo coach. Nel frattempo adesso Jarius Jackson con la palla in mano, che la passa a Rullo, che passa in post basso a Berkic, difeso benissimo da Cittadini, che però commette il fallo e coach Scott se la prende col giocatore ex Napoli. La situazione non è positiva per Sant'Antimo, sicuramente, che deve comunque trovare delle soluzioni. Le uscite di Rullo e di Cortese e di Tomazzini non hanno sicuramente giovato. Dobbiamo vedere come la situazione andrà a modificarsi. Nel frattempo comunque Sant'Antimo deve trovare la forza di reggere, la forza di andare avanti. Rullo inesorabile Berkic mette a segno un altro tiro importante. Vediamo cosa combina con il secondo. Realizza anche il secondo. Dall'altra parte c'è Tig per Cantone, che deve trovare la possibilità di andare subito al canestro. 3 minuti allo scadere di questa interessante gara tra la Pallacanestro Sant'Antimo e la prima di Veroli. George esce del tiro con il palleggio, arresto e la finta. Nel frattempo ritorna a -7 la Pallacanestro Sant'Antimo. La difesa qui di Sant'Antimo allungata a tutto campo, il press messo a segno dalla squadra di coach Manuel Scotto. Nel frattempo arriva l'uscita di Jarius Jackson. Può andare fino dentro il numero 21, lasciamo libero Berkic nell'area, ci mette una mano George, importante George. Sant'Antimo non deve mollare, Sant'Antimo deve trovare la forza di alzarsi. Sant'Antimo chiama sospensione, ci vuoi parlare su? Ci vuoi parlare su, e come al solito nei momenti di difficoltà Nick George è uno di quelli che sa uscirne. È stato autore di un'ottima azione offensiva, che ha dimostrato il suo gran gioco di piedi, e poi anche in difesa adesso si è fatto valere. Sant'Antimo è sul -7 a 2.35 dal termine del quarto, ce la può ancora fare. Chiaramente questo time out si serve per parlare, ma serve soprattutto per far rifiatare un po' la squadra del presidente Cesaro, che sicuramente è un po' in debito d'ossigeno. Nel frattempo guardiamo gli altri risultati. Iesi comunque sta vincendo con Piacenza 84-80. Non buono per Sant'Antimo questo. Brindisi idem con l'Age di Imola, Marco Polo Forlì idem con Scafati. Risultati non molto incoraggianti per Sant'Antimo. Comunque arriviamo comunque qui, esce fortunatamente lì. Un quintetto molto particolare quello schierato da coach Dennis Cavina, con Gatto da numero 4. Uscita di Rullo qui dai blocchi, la difesa qui di Sant'Antimo è buona. Gatto, ultimi 2 minuti e 39 dallo scadere, il tiro di Gatto non bene nemmeno il ferro, scade il chiusura di Rullo, molto simile comunque da dove stiamo noi, vediamo ben poco. Abbiamo la fortuna di avere uno schermino per vedere qualche volto con un po' più di zoom. Nel frattempo c'è Cantone dall'altra parte per il team del presidente Cesaro. Il passaggio per David Teague, George deve trovare la via del canestro, si vuole portare tutti sotto, subisce il fallo del numero 9 Rullo e saranno 2 tiri liberi per Nicholas George. Sant'Antimo deve crederci, anche perché di tempo ce n'è poco, però i punti sono anche non tantissimi per 2 minuti, che sono eterni. Sono tantissimi, ed devo dire che Sant'Antimo uscirà dal time out in maniera egregia. Ha fatto scadere i 24 secondi per Veroli, e poi dopodiché chiaramente in attacco poi si è cercato di dare la palla in mano al giocatore più in palla in questo momento, ovvero quel Nick George, che purtroppo adesso ha sbagliato il primo tiro libero, piazza il secondo e la palla è ancora per Sant'Antimo. Credo sia stato fischiato un antisportivo a questo punto. Sì, un antisportivo per Sant'Antimo.
a favore di Sant'Antimo. Cantone all'altra parte per provare a uscire lo strappo. Tig vuole andare fino dentro, la palla ritorna da George che vuole attaccare il canestro, vede libero il numero 18 Eleantonio che recupera palla. Rossi, c'è confusione in mezzo all'area, ancora Cantone a aiutare, c'è il fallo di Cantone. Ro lancia la palla praticamente nella tribuna stampa. Qualche problema per Sant'Antimo, la presenza di Campbell fuori dal campo è evidente. Secondo me, io non ho ben preciso, ben chiara la situazione, però potrebbe, secondo me, essere out almeno per la gara. E io purtroppo vedo la borsa del ghiaccio e non so se rientra, ma se poteva rientrare credo che Coach Scott l'avrebbe sicuramente messo in campo perché era il migliore, era il migliore dei suoi. Peccato per quel tiro di Eleantonio, era un ottimo canestro, cioè era un'ottima azione di gioco costruita, ma il tiro corto sta a indicare veramente che la squadra è un po' sta soffrendo, è un po' carente di ossigeno. Le rotazioni sono ristrette, Tig qui non dà il meglio di sé, ahimè, purtroppo. Anche per Sant'Antimo c'è da dire comunque che la gara è quantomeno aperta, ultimi 90 secondi di questa prima gara della Pallacanestro Sant'Antimo qui al Palapuca. Qui c'è il fallo intenzionale di George, direi molto da rivedere. Stanno due tiri liberi per Roberto Rullo e direi che questi sono i puntini sulle i che mettono la parola fine alla partita. Sì, non ci voleva assolutamente questo fischio, purtroppo Rullo è uno che i liberi li mette. È vero, li si porta sul più 10 a 1 minuto e 29 dal termine. Questa azione devo dire che Sant'Antimo forse non ha difeso con la grinta che mi aspettavo. Non devono assolutamente abbattersi, non è ancora finita, è vero, la palla è ancora in mano a Veroli, mano a Gesorro. Adesso Cantone sta difendendo con ottima aggressività. Certamente questa rotazione di Eleantonio su Jackson non mi piace, dovrebbero assolutamente evitare questi accoppiamenti, ma purtroppo l'accoppiamento continua. Invece, infatti, avete visto che Jackson lo attacca facilmente, anche se c'è il fallo in attacco, e quindi palla per Sant'Antimo. Palla per Sant'Antimo, ultimo giro di lancette in arrivo. Peccato per la squadra di Coach Scott, 10 punti sono tanti per un minuto. Onestamente, speriamo che gli uomini del team del Patron Cesaro possano subirci, ma ahimè, la vedo abbastanza difficile. Cantone rischia di scivolare sulla macchia di sudore, siamo già all'altra parte con l'uscita da tre punti di David Tig che deve inventarsi un tiro a tre punti, non c'è, si va da George, perde palla anche George, Tig ci mette una mano e direi che la partita è pressoché finita. Arriva il cosiddetto garbage time per le due squadre. Devo dire che però queste non sono le gare che Sant'Antimo deve vincere, deve avere una squadra titolata per la vittoria finale e deve arrivare comunque in posizioni in classifica molto alte. L'importante ovviamente è che Sant'Antimo vinca altre gare contro Veroli, contro Brindisi, contro Venezia che ora è in Lega 2, diciamo con tre mesi di ritardo, non sono gli avversari a cui uno può dire ok, la devo vincere. Sono ben altri, sono Scafati, sono Forlì, sono Iesi, sono Stuni. Però direi che l'impatto, almeno la mentalità, per i primi 35 minuti di questa gara è stato positivo. Si è premesso chiaramente che Sant'Antimo deve provare a vincere sempre tutte le partite. È naturale che Veroli è una squadra che ha ben diverse ambizioni rispetto alla squadra del presidente Cesaro. Veroli ambisce alla promozione, Sant'Antimo alla salvezza. Chiaramente la missione di Venezia al primo campionato ha semplificato le cose perché adesso verrà retrocessa solamente la 15ª squadra, questo chiaramente non significa nulla. Sant'Antimo, io direi che ha comunque interpretato oggi la partita nella maniera che forse non ci aspettavamo, è stata in partita per due quarti e mezzo, poi alla fine l'ha spuntata la maggiore profondità del roster di Veroli, la maggiore esperienza. Quindi direi che bisogna ripartire da questi aspetti positivi. Foran Campbell
fino a che si era fatto male, è stato uno dei migliori, anche Nick George, David Teague, io direi rimandato alla prossima partita. Può sicuramente fare di più, deve fare più, deve dare di più, perché è stato preso per segnare canestri. Oggi purtroppo non ha le polveri, ha un po' le polveri bagnate. È un giocatore che deve trovare la sua dimensione. Adesso la palla in mano a Jason Rowe, che sta lentamente aspettando che la partita volga a termine. Jason Rowe attacca ancora Ele Antonio. Non capiamo sinceramente questo accoppiamento, non è la prima volta insomma che Ele Antonio marca le guardie avversarie. Comunque termina la partita, ripasso il microfono a Luigi Liguri per la chiusura e i saluti. Dal Palabutangas di Monteruscello non c'è più nulla da dire. Passa la prima Veroli 80-70 nei confronti di una coriacea Pallacanestro Sant'Antimo. Luigi Liguori e Vittorio Festa vi ringraziamo per essere stati qui con noi e vi auguro un buon proseguimento di serata sugli schermi di One Up Basket.